Buongiorno cari amici di Bet Italia Web, bentornati sulle nostre frequenze. Anche oggi siamo in vostra compagnia, come ogni giorno parliamo di sport e di scommesse sportive. Oggi c'è la Champions League, c'è lo studio di D'Artagnan sulla Champions. Vi daremo in tutto 4 giocate, perché c'è anche una free pick del buon Darius, tutto sulla Champions. E ovviamente ne parliamo come al solito in fondo al nostro, alla nostra rubrica. Come sempre apriamo con il programma degli appuntamenti sportivi da non perdere. Ovviamente la parte del Leone lo fa il calcio con la Champions League alle 18.55, Napoli, Genk e Salisburgo, Liverpool. Partenopei in piena crisi, ma oggi basta anche solo un punticino in casa contro il fanalino di coda per passare il girone. Alle ore 21 da non perdere Inter-Barcellona con gli uomini di Conte che devono vincere per avere la certezza matematica di qualificarsi. Messi potrebbe non giocare per il Barça, che potrebbe anche permettersi il lusso di fare un po' di turnover visto che è già qualificato da primo nel girone, quindi la speranza per i nerazzurri c'è e lo vediamo anche dalle quote. Una quota molto bassa per la vittoria dell'Inter a 1,60 a San Siro questa sera. Si gioca anche in Championship, 6 partite per la seconda lega del calcio inglese, in classifica dopo già 21 turni il West Brom a comandare con 45 punti, 2 di vantaggio sul Leeds del Loco Bielsa. In home page su betitaliaweb.it ci siamo concentrati su 3 partite, proprio su quella del Leeds che ospita l'Hull City e anche su Stoke Luton, dove potrebbero vincere entrambe le squadre di casa. Mettendo in doppia Leeds con lo Stoke si arriva intorno a 2,20 di quota. Abbiamo parlato anche di Preston Fulham, qui invece si potrebbe optare per una partita da over 2,5 intorno a 1,80 di quota. Vi ricordo che questi sono solo consigli che riprendiamo dalla nostra redazione. Le pick ufficiali con tanto di stake, ovvero di investimento eccetera eccetera, le trovate come sempre in fondo alla rubrica. Passiamo al volley Champions League, torna la Champions di pallavolo maschile, si inizia alle 18 con una sfida tra due squadre di cui non so assolutamente nominare la pronuncia, quindi ve lo lascio leggere a voi. Seguita alle 18.15 da Benfica-Varsavia, il martedì si chiude alle 20.30 con un'altra sfida davvero difficile, Roseleir contro Kozle. Si torna in campo domani ci sarà anche Perugia impegnata, quindi magari domani ne parleremo un po' più approfonditamente anche della Champions di volley. Di Champions in Champions, passando a un'altra Champions, la terza Champions in programma questa sera è quella di basket. 9 partite per l'ottavo turno della fase a gironi, si inizia con Lietkabelis Sassari. I sardi sono favoriti a 1,70 per questa trasferta, anche se il Lietkabelis vendette cara la pelle ad ottobre a Sassari. Questa squadra ha vinto le ultime 3 partite in ripresa. Sassari invece ha interrotto una lunga striscia vincente in Champions nell'ultimo KO interno contro il Manresa, anche se la squadra sarda rimane al terzo posto nel girone A. Passiamo all'Eurocup, sempre di basket, 4 partite per la nona giornata della fase gironi, 2 squadre italiane in campo. Alle 18.15 trasferta turca per la Leonessa Brescia, impegnata in casa da Russafaka. In trasferta Brescia ha perso 3 volte su 4 in campo europeo, sfida la capolista del gruppo C, da Russafaka, che arriva da 2 vittorie e che a ottobre stravinse 61-35 a Brescia. Alle ore 20 appuntamento francese per la Reyer Venezia, attesa a Limoges. Reyer che è già certa del passaggio del turno nel girone B, che sta comandando con un record di 6-2. Venezia è favorita in trasferta in quello che è un testa coda contro il Limoges, che è ultimo con un record di 2-6, e a ottobre i francesi persero 85-93 a Venezia. Vi ricordo che per tutti gli studi e le free pick c'è sempre il canale Telegram Il Presidente Basket con le giocate nel nostro Fraritz. Chiudiamo dicendo una cosa veloce sull'Hockey KHL, finalmente squillino le trombe, siamo usciti dal tunnel. Ieri avevamo consigliato un over tra Podolsk e Nizhny Novgorod ed è entrato, non avevamo ancora fatto una cassa a dicembre, finalmente ci siamo sbloccati. Vediamo il totale stagionale di KHL, 63 pick esatte, 45 sbagliate per un più 20,33 unità.
di profitto su 244 investite, siamo tornati sopra l'8% di ROI. KHL ferma, si torna il 17 dicembre, ovvero la prossima settimana, quindi per i prossimi giorni un po' di pausa da parte del nostro insider. E veniamo alle free pick. Ieri un solo piccolo errore, vi avevamo dato 4 giocate, come detto, sull'hockey, il Podolsk contro il Nizhny Novgorod over 4,5, poi vi avevamo dato 3 giocate sul calcio. D'Artagnan ci aveva consigliato in West Ham Arsenal, il Monday Night di Premier League, secondo tempo con più gol a 2-0-5 stake 3, ed è stato così perché gli Hammers erano partiti in vantaggio con un gol nel primo tempo, poi nel secondo si è scatenato l'Arsenal con 3 reti. La seconda giocata che vi avevamo dato e che è andata in cassa con Striker, Stoccarda, Norimberga. Striker ci aveva consigliato la vittoria dello Stoccarda con meno 1 di Asian Handicap a 1,90 stake 2. Lo Stoccarda ha vinto 3-1. Infine, l'unico errore di giornata, Perugia Cosenza, il nostro Salvatore ci aveva consigliato la vittoria del Perugia 2-10 stake 4. Purtroppo i cosentini sono riusciti a strappare un punto a Perugia, quindi l'unico errore di una giornata comunque in profitto. E vi vado anche ad aggiornare i nostri numeri da luglio a oggi sul podcast con le pick selezionate: siamo 207 pick esatte, 178 sbagliate, 2 rimborsi. Questo si traduce in un più 60,47 unità di profitto su 905 investite. Parliamo di un ROI vicino al 7% quando ci avviciniamo alle 400 pick. Non male. Veniamo ora alle giocate di oggi. Partiamo dalla free pick di Darius. Salisburgo-Liverpool over 3,5 a 2,02 stake 3. I campioni in carica del Liverpool, sentiamo cosa ci dice Darius di analisi. Dicevo, i campioni in carica del Liverpool partono giustamente favoriti, ma occhio al Salisburgo che ha segnato 16 gol nelle partite 5 disputate nel gruppo E. Solo Bayern Monaco e Tottenham hanno segnato più degli austriaci, per capirci. All'andata finì con un pirotecnico 4-3 per i Reds. Entrambe le squadre che sin qui in Champions non hanno mai tenuto la porta inviolata, sulla carta arrivano a questa sfida in una grande forma psicofisica. Il Liverpool è in testa alla Premier League, dove è imbattuto e ha più 8 sul Leicester, mentre il Salisburgo domina la tipico Bundesliga. Anche il Red Bull Salisburgo è ancora imbattuto davanti al proprio pubblico, ha vinto 8 partite su 9, segnando la bellezza di 41 reti. Speriamo di vederne 4 totali anche oggi per un bel raddoppio offerto dal nostro Darius. Passiamo alle 3 giocate dello studio di D'Artagnan. Oggi per questo turno di Champions League poche giocate rispetto al solito. Di solito ce ne dà 6, 3 al martedì e 3 al mercoledì. Oggi invece solo 3 per quest'ultimo turno. La prima giocata è anche l'unica di oggi, anche in questo caso Salisburgo-Liverpool. Qui andiamo con la vittoria del Liverpool a 1,83 stake 3. Vediamo cosa ci dice D'Artagnan. Non sottovalutiamo il Salisburgo e questa non sarà una trasferta semplice per i Reds, che però non si sono ancora qualificati, altro che primo posto. Giochiamo quindi su una vittoria importante per i campioni in carica di Champions, anche a una quota discreta nonostante la trasferta. La seconda giocata dello studio di D'Artagnan, ci spostiamo già alle partite di domani, no, ho detto una bugia, no, ne abbiamo un'altra sulle partite di oggi. Borussia Dortmund, Slavia Praga, under 3,5 a 1,72. Qui andiamo con under, il Borussia ha segnato solo 6 gol in 5 partite di Champions, lo Slavia anche meno, 3 reti segnate. Ovviamente lo Slavia in questa trasferta tedesca cercherà di difendersi. All'andata è finita 2-0 per il Borussia, speriamo di non vedere più di 3 gol anche oggi. E chiudiamo con l'ultima giocata dello studio di D'Artagnan, qui sì, sulla partita di domani, ed è Shakhtar Donetsk contro Atalanta. Siamo andati sull'Atalanta con rimborso in caso di pareggio a 1,93, ovvero Atalanta più 0 Asian Handicap, o Drone Bet,
a 1,93 stake 2. Fiducia nell'Atalanta in questa trasferta di Champions da vincere per sperare ancora nella qualificazione. Prendiamo il rimborso in caso di pareggio, visto che lo Shakhtar sembra essersi abbonato alle X, ne ha messo in fila 3 consecutivamente. Quindi andiamo con Atalanta a 1,93 stake 2 con rimborso in caso di pareggio. Noi siamo già arrivati alla fine oggi, vi ringrazio per l'attenzione e vi diamo appuntamento oggi pomeriggio con Sport USA News and Tips per parlare di sport americani, e noi ci ritroviamo domani intorno a mezzogiorno per parlare come sempre di tutto il resto. Un saluto a tutti, passate una buona giornata, fate buone scommesse e puntate sempre con la testa. Ciao!